Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo in un nuovo episodio di Minecraft. Signori, intanto vi ringrazio sempre per i commenti, per i like, per i suggerimenti e per il supporto, non mi viene il termine tecnico, il supporto che date alla serie e al canale, signori. Vi ricordo di iscrivervi, che l'obiettivo è quello di raggiungere i 2000 iscritti entro Natale, entro la fine dell'anno. Noi non abbiamo un obiettivo, signori, ci proviamo a raggiungerlo, tutto dipende da voi, io me lo auguro, così se riusciamo a raggiungere 2000 entro l'anno poi punteremo a qualche altro risultato. Detto questo, signori, io cosa facciamo nel video di oggi? Allora, intanto vi chiedo scusa ancora per ieri, per la parte fine del video in cui praticamente ho perso quel video, la parte finale del video in cui raccoglievamo gli ultimi pezzi di Engine Debris. Qua i pesciolini ci sono, sì ci sono, sono un po' mosci sti pesciolini, però va bene. E poi ritornavamo a casa, abbiamo perso quel pezzo di video. Comunque l'importante è stato tornare a casa con il bottino, signori. Io ho sistemato un attimino qui l'inventario, il bottino ce l'abbiamo qui, belle 34 detriti antichi. Cosa facciamo nel video di oggi, signori, senza perderci troppo in chiacchiere e in cose strane? Mettiamo a cuocere subito i nostri bellissimi 34 pezzettoni di Engine and Debris. Dopodiché, come potete vedere, io ho 58 livelli, signori. Ieri mi sono divertito a ammazzare scheletri. Dopo, se mi ricordo, a fine video vediamo quanti scheletri abbiamo ucciso fino a questo momento della serie. Mettiamo a cuocere l'Engine and Debris. Ok, allora, cosa facciamo, signori? Noi oggi dobbiamo, prima di tutto, recuperare qualche altro libro, almeno altri due libri di Mending. Quindi dovremo fare tanti altri scambi con i villager, in modo tale che otteniamo gli smeraldi e da quelli otteniamo i due libri di Mending che ci mancano, perché ne abbiamo quattro, ce ne servono altri due per poter enchantare anche col Mending spada e piccone. Dopodiché, questa è una delle cose che dobbiamo fare. Un'altra cosa che dobbiamo fare è quella di, con questi livelli che io mi sono portato a casa, costruiremo intanto un'armatura di cuoio, che tanto la pelle ne abbiamo in maniera aiosa, e una spada e un piccone anche di pietra, signori, per cercare gli incantesimi buoni per poter aumentare sia la nostra armatura che la nostra spada e il nostro piccone. Quando troveremo gli incantesimi giusti faremo l'utensile in diamanti, che ce l'abbiamo, signori, e enchanteremo il pezzo che ci interessa, il pezzo che ci interessa. Dopodiché metteremo il mending, infine trasformeremo tutto in netherite praticamente, signori, e sarà un bel momento, ci riusciremo? Non lo so, il video si prospetta molto lungo. Intanto io sto continuando a raccogliere patate, così vediamo di poter fare qualche scambio col villaggero che ha gli ortaggi e portarci a casa gli smeraldi. Poi dobbiamo raccogliere anche la carta, ma purtroppo le canne da zucchero lì crescono lentissime, mannaggia loro. Abbiamo un po' di vetro, anche questo è vero, quindi potremo fare un po' di scambi. Il ferro non lo posso scambiare, però possiamo scambiare il carbone, possiamo scambiarlo, signori. Tanto col piccone fortuna ne troveremo in quantità aiose di carbone nelle prossime avventure. Che ci saranno, signori, ci saranno. Video di oggi e di domani sono video tranquilli. Dopo due video di esplorazione, signori, oggi e domani tranquillità per poi. Ora non so bene la programmazione, perché sto registrando, perché mancherò un paio di giorni, signori. Ebbene sì, ho 3 giorni di ferie, signori, quindi me ne torno giù in Sicilia, perché in questo momento mi trovo a Torino. E quindi, però i video ci saranno sul programma, sul canale, signori. Infatti mi sto portando avanti con la registrazione. Chiedo scusa se magari non leggo i commenti che mi lasciate sotto, magari dei suggerimenti, però rispondo sempre ai commenti, signori. Quindi se lasciate dei commentini vi rispondo, non vi preoccupate che non vi lascio senza risposta, non vi ci lascio. Va bene, allora facciamo così. Il bone meal ce l'abbiamo per un altro colpo, mi sa di sì. Ste torce qui ce l'ho messa io in maniera sbadata. Ok, io direi seminiamo un ultimo giro di patate, facciamo un ultimo tocco di daia così di bone meal, che sicuramente non mi basterà per farlo tutto, ma ci proviamo, vediamo cosa riusciamo a portarci a casa. Poi recuperiamo
la carta con le canne da zucchero. E infatti con due riesci a... no, va bene, non ha importanza. Recuperiamo tutte queste patate, signori. Recuperiamo tutte le patate. Ok, e riseminiamole ovviamente, perché giustamente le patate è sempre buono averle a disposizione. Ok, signori, abbiamo una scatafattata di patate. Si può dire scatafattata? Non lo so, ma non senza scatafattata, no. Diciamo che una botta di scambi li possiamo fare. Qua le canne da zucchero sono cresciute, non tantissime, però ci portiamo a casa quello che il gioco ci dà. Ok, queste ce le siamo portate a casa. Allora, dove sono le altre canne da zucchero? Sono qui, perfetto. Ne abbiamo anche qui una scatafattata, nuovo termine per indicare abbondanza di materiale, una scatafattata. Allora, no, non mi serve per ora questo, mi serve questo. Dobbiamo trasformare tutto questo in carta. Dai, così, prendi e porta a casa. Due stack, noi ne abbiamo 5 di partenza. Possiamo un attimino sia sta canna da zucchero di qua che non ci serve, la canna da zucchero e anche sta patata, le patate ce l'ho di là. Dobbiamo mantenere un ordine, signori. Abbiamo sistemato il magazzino negli scorsi video, dobbiamo mantenere un ordine. Ok, andiamo a scambiare, vediamo un attimino. Abbiamo anche il vetro e abbiamo anche il carbone da poter scambiare, non ce lo dimentichiamo. La mucca che fa lì, si mimetizza in mezzo al rampicante luminoso. Allora, dove sta l'agricoltore? Agricoltore? Agricoltore? Dove sta? Si sta nascondendo l'agricoltore, è scappato. No, eccolo, zio, vieni qua. Allora, tu vuoi 26 patate per uno smeraldo. Porca miseria, 26 patate sono tante. E vabbè, però noi dobbiamo... Dai, e due ce le abbiamo, signori. E due ce le abbiamo, queste le mettiamo da parte. Dai così. E altri due ce li abbiamo, signori. Dai così, 24, 26, non mi bastano. Dai così. E altri due ce li abbiamo, signori. Dai, ce ne mancano meno di 10. Dai, basta che lui non si blocca di botto, noi siamo tutti contenti. Dai, questi mettili qua. E facciamo lavoro tondo. Aspetta. Ti stai potenziando? Sì, si sta potenziando. Magari mi dà degli scambi un poco più carini. Zio, pensaci. Pensa a qualcosa di più carino che puoi dare a questa serie. Dai, non fa il burlone. Ci hai pensato? 3 smeraldi per una torta e 4 angurie per uno smeraldo. Ma sei un po' una merda, scusami tanto. Mamma mia, sei proprio un ciafettaro. Riusciamo a fare un ultimo scambio? Sì, di culo. Ok, signore, ci mancano solamente 3 diamantozzi che andiamo a scambiare con lui, con l'uomo della carta. Allora, dai così. Dai. Perfetto, me ne manca uno. Perfetto, signori. Abbiamo i nostri bellissimi 20 diamanti. Lui ora sicuramente inizierà a fare strani pensieri, strane illusioni e otterrà nuovi scambi. Ma noi non ce ne frega assolutamente una ceppa di nulla. Ok, mi sono arrivati gli scambi. Mappa dell'oceano e mappa dell'esploratore di foreste, signori. Queste dovremo andarlo a fare. Questo è un giorno, signori. Recupereremo anche... Tu ti devi levare da vicino alla porta, sei pericoloso. È uscito? No, ok. Allora... Recuperiamo i due librettini, signori. Due librettini che sono qui. Ok, uno e due, perfetto. Però mettiamo da parte sia la patata che la carta, che non ci serve più. Andiamo a prendere gli altri due libri di Mending, signori. Tanto, signori. Momenti importanti della serie. Ecco, rimanere fuori dalla porta. Dai, entra, porca miseria. Dove stai? Ora il tizio che fa le carte, che mi dà il Mending. Dove ti nascondi, zio? Ti nascondi qua? Sbagli, perché io ti trovo comunque. Perfetto. Un libro di ripristino, due libri di ripristino, signori. Perfetto, tutto procede alla grande. Tu sei un simpaticone e tra un po' morirai anche tu, perché dobbiamo recuperare anche un po' di ferro. Siamo riusciti a uscire? Sì, perfetto, signori. Allora, questo video è tutto diretto senza tagli. Bene per me, che non dovrò perdere tempo a tagliare il video. Male per voi che ve lo beccate tutto sano di 30 minuti. Allora, 1, 2, 3 e 4 dell'armatura, 5, 6 spada e piccone. E direi che ci siamo. Allora, ultimi 4 blocchi di Angel and the Breeze, e me li cuoci con un pezzo di carbone, mi sta bene. Dobbiamo andare a prendere l'oro, punto primo.
Punto secondo, dobbiamo fare tutti gli indumenti e l'attrezzatura per cercare di vedere se troviamo degli incantesimi un pochino meglio rispetto a quelli che abbiamo. Io l'ho lasciata qua della pelle, ma sicuramente non l'avrò messa lì dentro, forse qui. Sette di pelle, no, vabbè, dovremmo avere una caterva in maniera catervosa. Cosa sono venuto a prendere? L'oro, ok. Come perdere la memoria in pochi secondi. Questi 32 penso che ci dovrebbero bastare. Se non ci bastano, faccio un rapido taglio e mi vengo a prendere. Però ci siamo, signori. Allora, creiamo intanto i nostri lingotti di creiamo i nostri lingottini. Quanti ce n'è? Perfetto, signori. Ottimo. Ora riusciamo. Eccolo lì. Come cazzo la si chiama sto coso? In inglese è Netherite, in italiano sono ignorante, non lo so. Eccolo qua, lingotto di netherite, perfetto. Fammeli tutti, come se non ci fosse un domani. 8, 8 forse sono un po' eccessivi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, me ne servono 6 veramente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Così dovremmo riuscire ad enchantare tutto. Tutto. Mamma mia, che emozione! Ok, ora altro step 2. Step 2, step 2, step 2. Facciamo una spada di legno. Ok, una spada di legno e mi sta bene. Facciamo un piccone di legno e mi sta bene. Ok, e andiamo a fare anche un'armatura tutta di pelle. Tanto le pelli ce le abbiamo in maniera spropositata. Scherzavo, non abbiamo più pelli. Mucchette! C'è bisogno di un sacrificio di gruppo, però prima del sacrificio io vi faccio mangiare, che non è una brutta cosa. Riproducetevi. Signori, rapido taglio. Questa parte ve la risparmio. Questa parte ve la risparmio. Ci vediamo quando c'ho l'armatura pronta. Ok, signori, ci siamo, ci siamo. Il momento è arrivato. Il momento è arrivato. Allora, recuperiamo i lapislazzuli. Noi abbiamo creato degli strumenti inutili. Se troviamo degli incantesimi interessanti per i nostri strumenti, allora faremo quelli in diamante per upgradare, diciamo, quelli nostri di base. Allora, come spada lui mi dà affilatezza 1, anatema 2, affilatezza 3. Noi abbiamo un'affilatezza 4, quindi diciamo che non ci serve a nulla. Il piccone, efficienza, indistruttibilità 2, tocco di velluto. Sinceramente no. Potremmo mettere un'indistruttibilità 2, tanto per potenziare un attimino, vediamo, vediamo. Già, vabbè che mettiamo mending, quindi protezione 1, indistruttibilità 2, respirazione 3. Ecco, questa a noi ci interessa, signori. Respirazione 3 a noi ci interessa. Quindi recuperiamo anche i diamanti, perché noi nel nostro elmetto abbiamo respirazione 2. E questa cosa non va bene, non va assolutamente bene. Quindi ritrasformiamo tutti questi di qua. Perfetto. Facciamo un elmetto. Facciamo un elmetto, signori, e ci portiamo a casa la respirazione 3. Bello, pulito, pulito, e così il nostro elmetto. Può essere pure che mi esce un incantesimo ancora più potente, signori. Allora, questo con i lapislazzuli, tu mi dai respirazione 3, bang! Mi dai anche indistruttibilità 3. Signori, questo è un elmetto migliore rispetto a quello che abbiamo noi, perché il nostro al momento c'ha protezione 3 e respirazione 2, che però possiamo unire ed è già tantissima roba. Ok, l'elmetto l'abbiamo fatto. Andiamo avanti, spada, vediamo cosa mi dice. Indistruttibilità, anatema, flagello degli artropodi. Io non, sinceramente non so cosa voglia dire, che esperimenti siano questi flagelli degli artropodi, questi non ci ho mai capito nulla. Efficienza, indistruttibilità 2, efficienza 4. Lui ha un'efficienza 4, potrebbe diventare un'efficienza 5. E questa è tanta roba. Allora, facciamo una crafting table qui vicino, per cortesia, che già mi sono rotto. Ma io ce l'ho la crafting table, mannaggia a chi non me lo dice. Allora, facciamoci il bellissimo piccone di diamante. Perfetto, dai così. Dai così, lo mettiamo qui insieme ai lapislazzuli e ci andiamo a prendere un'efficienza 4. Sbang, signori, e indistruttibilità 3. Porca miseria, sei tanta roba. Ok, e questi due li abbiamo fatti. Vediamo cos'altro possiamo incantare. Vai con la spada. Contra il colpo, anatema 2, anatema 4. No. Io di questi purtroppo non ci capisco nulla, signori. Anatema e flagello degli artropodi, protezione 1, protezione 2, protezione dal fuoco.
protezione dal fuoco non ha senso. Se andiamo a mettere protezione 1, protezione 2, indistruttibilità 3. Ecco, già indistruttibilità 3 già mi sta più simpatica. Abbiamo solamente protezione 4, indistruttibilità 3 mi sta bene, signori. Facciamo la chest plate. Ok, o meglio conosciuta come corazza. Damos, mettila qua, metti i lapislazzuli e ce ne prendo un'indistruttibilità 3 e protezione 3. Peccato perché qua abbiamo protezione 4 se non sbaglio. Peccato, peccato. Vabbè, se mi uscivo in protezione 4, no, forse protezione 4 è il massimo. Forse, non mi ricordo. E questa l'abbiamo eliminata pure. Eliminiamo tutto quello che non ci serve. Quindi cosa ci serve ancora? I pantaloncini. Pantaloncini abbiamo protezione dai proiettili, protezione dal fuoco, indistruttibilità 3. Signori, sì, decisamente sì. Abbiamo i pantaloncini. Andiamo a fare dei pantaloncini nuovi, dai, così, e ci portiamo a casa l'indistruttibilità 3 anche per i pantaloncini, sui quali metteremo anche di mending, quindi dici è un po' sprecato. Indistruttibilità 3, signori, va bene, va bene. Ora magari nei pantaloncini ce l'avevo indistruttibilità, no, avevo un protezione 3. Ecco, lì forse potevamo puntare a un protezione 4, sarebbe stato più interessante. Vediamo gli scarponcini, protezione 2, indistruttibilità 2. Indistruttibilità 3. Io cosa c'ho qui? Atterraggio morbido e protezione 3. E tu cosa mi dai? Un'indistruttibilità 3? Va bene, va bene, va bene, va bene, signori, facciamolo, facciamolo, facciamolo. Mi sta bene, mi sta bene. Mi sta assolutamente bene. Questi me li metti qua con i lapislazzuli e mi porti a casa un'indistruttibilità 3. Passa anfibio 2. Dirò, non mi serviva proprio eccessivamente il passanfibio, però va bene. Però va bene, però va bene. L'unica cosa che mi rimane è la spada. Affilatezza 3, noi abbiamo affilatezza 4. Niente, diciamo che la spada la lasciamo ferma così. Vediamo, potremmo provare qualche libro, vediamo se mi esce qualcosa di interessante con qualche libro. Vediamo, un tentativo veloce. Efficienza, protezione dal fuoco, saccheggio 2. Noi qui abbiamo saccheggio 3, quindi non ci serve a nulla. Allora, facciamo una cosa intelligente, signori. Prima facciamo le cose serie. Allora, abbiamo detto, recuperiamo. Allora, facciamo le cose in maniera seria, è giusto? Giusto, perché le cose vanno fatte in maniera giusta, in maniera giusta. Allora, per prima cosa, vestiamo questo manichino con la nostra bellissima armatura. Così, poverino, finalmente questo manichino torna a avere una funzionalità. Un domani suggeritemi che colore. No, un domani suggeritemi il colore con cui fare questa pelle, signori. E lo vestiremo anche di questo. Poi, questa me la puoi levare che non mi serve, questo me lo puoi levare che non mi serve. Perfetto. Spogliamoci. E andiamo ad unire tutto quanto. Dai, è così. Recuperiamo anche i libri di mending. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Questo video sta durando tantissimo. Dormiamo che ci siamo, così nel momento più inutile del video noi stiamo dormendo. E perfetto. Andiamo, andiamo, andiamo a unire, sperando che se si rompe l'incudine siamo fregati, signori. Allora, se facciamo così, quanti livelli vuoi? 21 livelli, mi sembra un po' esagerato, zio. 16 livelli, siamo a mare. Porca miseria. Siamo a mare pesantemente. E va bene, indistruttibilità 3, respirazione 3, protezione 3. E questo è uno. Con questo, quanti livelli vuoi? 5. Ok, se faccio il contrario, 13. No, mi sta bene il 5. Mi sta bene il 5. Protezione 4, indistruttibilità 3. Protezione 4 e indistruttibilità 3. E mi sta bene anche questo. Ok, pantaloncini. Dai con i pantaloncini. Quanti vuoi? 3 livelli, indistruttibilità 3 e protezione. Peccato, protezione 4 sarebbe stato meglio. Protezione 4 sarebbe stato un pochino meglio, però va bene. Però va bene. Pantaloni 16. Mi sembra un po' esagerato, zio. 16, 23, porca miseria. 16, va bene, restano gli ultimi 3 livelli. Mi sa che dovrò fare un rapido taglio. No, la spada non ci abbiamo fatto nulla. No, il piccone.
Dai, così 16 livelli. Che cazzo, 20 livelli, ma porca miseria. Niente, piccone, devo fare dei livelli aggiuntivi. Riusciamo a trasformare qualcosa in netherite, però? Aspetta, questo si fa di qua? No, devo andare a creare. Va bene, signore, rapido taglio, rapido taglio, rapido taglio. Sì, perché dobbiamo anche costruire l'ambaradan per fare la netherite. Qual è il blocco per fare la netherite? Servono dei livelli per fare quello della netherite, eh? Penso di no. Aspettate, aspettate. Devo trovare il blocco per unire. È questo? Blocco di forgiatura. Scusami, fermi tutti, ma noi non abbiamo un villaggero che dovrebbe avere questo blocco di forgiatura? Penso di sì. Il problema è che non mi ricordo se ci vogliono dei livelli per trasformare gli oggetti in netherite. Ecco, il coso di forgiatura ce l'abbiamo. Ok, se io faccio così e ti metto questo, tu vuoi dei livelli? No, signore, non li vuole i livelli. Dai così, abbiamo l'elmetto, che non è male. Disabilità 3, respirazione 3, protezione 3. Dai così, signori, vai con il secondo. E abbiamo anche la corazza. Protezione e indistruttibilità. Sono un fottutissimo cretino, sono un cretino, signori, non ci ho messo il mending. Non ci ho messo il mending. Posso ora mettergli il mending? Dopo che li ho trasformati in netherite, penso di sì. Vorrà 8.000 miliardi di livelli, ma penso di sì. Dimmi di sì, ti prego. Dimmi di sì. Ok, si può fare, va bene, va bene, va bene. Per un attimo mi sta venendo un infarto. Un attimo, mi sta venendo un infarto. Va bene, signori, rapido taglio. Anzi, no, 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 no. Sì, rapido taglio, signori. Vado nella farm di scheletri, vado a recuperare un poco di livelli. Tanto ci stiamo velocissimi a farli. E ci rivediamo qui quando così mi rimane solamente il piccone da unire. E poi ci spariamo tutto con il mending, con la netherite, con tutto, signori, con tutto. Ok, signori, siamo tornati operativi. Ho fatto 23 livelli così, proprio veloci, veloci. Allora, noi dobbiamo fare una cosa importantissima. Innanzitutto, mettiamo il mending su tutto, ovvero sull'elmetto. Poi, se così, ok, mettiamo il mending sul chestplate, vuole 5 livelli. Ok, mettiamo il mending sui pantaloncini. Ok, vuole 3 livelli, perfetto. Li mettiamo anche sugli stivalotti, no, sugli stivalotti e vuole, no, come 17 livelli, mannaggia a te. Ok, sugli stivalotti però non ce lo possiamo mettere, sulla spada lo possiamo mettere 3 livellini, ok, e stoppiti, e ci fermiamo qua, signore, ci fermiamo di qua. Dopodiché andiamo sul banco del forgiatore, trasformiamo tutto quello dove già c'è il mending, signori, in netherite, e ci fermiamo qui, signori, perché devo andare a fare altri livelli e la solfa è molto lunga. Quindi andiamo con questo, abbiamo i pantaloncini di netherite, signori. Andiamo con qui, ce l'abbiamo messo, no, quindi questi però li lasciamo stare così. Qui c'è il ripristino, sì, quindi possiamo mettere la spadozza con la netherite. Ci rimangono solamente questi tre pezzi, signori. Dobbiamo unire i due picconi, che ci vogliono più di 16 livelli, e anche i pantaloncini, che ci vorranno tanti livelli, signori. Ma detto questo, io mi trasformo in un supereroe con la mia bellissima spadozza in netherite, signori. E per questo video ci fermiamo qui. Io vi ringrazio per aver guardato il video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Signori, guardate che siamo belli, siamo tanta roba, signori. Detto questo, noi ci vediamo domani sempre qui sul canale per un nuovo appuntamento e un nuovo progresso. Signori, cosa facciamo domani? Io già lo so, voi lo scoprirete. Vi raccomando, seguitevi e iscrivetevi.